Nel precedente episodio, Sasuke porta i cani su di un'isola deserta perché questa diventi la loro nuova dimora. Purtroppo, non si accorge che l'isola è territorio dei corvi e così i poveri cani vengono tutti uccisi da quegli uccelli. Sasuke si rende conto così che anche nel mondo animale, come in quello degli uomini, esistono le lotte per la sopravvivenza e giura che non lo scorderà mai. Del villaggio sono tutti spariti. Sasuke non ha trovato più nessuno. Non riesce a capire dove si sono cacciati. Non sapendo cos'altro fare, il nostro amico decide di rimettersi in cammino. Quest'uomo potrebbe anche sembrare un boscaiolo, ma in realtà nasconde qualcosa di misterioso. Sasuke ne è terribilmente impressionato, ma un attimo dopo il taglialegna è già scomparso. Così, ormai tranquillo, riprende il proprio viaggio. Ah, ecco, abbiamo dimenticato di presentarvelo. Quest'uomo di cui stiamo parlando è Shikamme Giga, un astuto e pericoloso ninja. Sapere per quale motivo sono volati fin qua. E poi è ancora così presto. Deve essere accaduto certamente qualcosa di strano. Accidenti a loro. Non avvicinarti. Ma cosa sta succedendo? Perché ci sono tutti questi uccellati? Stai fermo e non fare domande! Sasuke! Io, finalmente, ti ho ritrovata! Sì, ma ci sono cattive notizie. Il signore del castello ha aumentato le tasse. Gli abbiamo chiesto se era possibile tenere del riso, ma la risposta è stata questa. È terribile. Non vedo tuo nonno, dov'è? L'hanno preso come ostaggio. Basta subire. È ora di ribellarsi. Hai ragione. Però non hai pensato a cosa potrebbe accadere ai compagni presi in ostaggio. Sì, anche questo è vero. Ma ormai non abbiamo più scelta. Parli così solo perché tra gli ostaggi non c'è nessuno dei tuoi familiari. E non capite che se continua così presto moriremo tutti di fame. Giusto, dobbiamo ribellarci, abbiamo perso anche troppo tempo. Io vado al castello a vedere cosa succede. Non fare imprudenze, Sasuke. Non preoccuparti, voglio solo controllare come trattano i nostri. Tu aspettami qua, ti prometto che quando tornerò ci sarà anche tuo nonno con me. Ciao, Sasuke.
sono finalmente. Una prigione piena d'acqua. Chi è? Diamo un'occhiata, ho l'impressione che ci sia qualcuno. No, ti sbagli, qua non c'è nessuno. Eppure sono sicuro di aver sentito un rumore prima. Sta arrivando gente! Ma quello è Sasuke! Sono tornato, amici! Chi è questa ragazza? È la principessa del castello. L'ho presa in ostaggio e visto che anche loro hanno qualcuno dei nostri, vorrà dire che ora siamo alla pari. Ma che dici? Sei diventato pazzo! Per una cosa simile suo padre è capace di ucciderci tutti! Io non ci credo. Che il signore del castello è l'uomo più cattivo che esista sulla terra. Allora, Sasuke, vuoi riportarla indietro? Non abbiate troppa fretta. Teniamola e vediamo che succede. Ci hai messo davvero nei guai questa volta. Messaggio, signore. Quei dannati contadini dicono che se non rilasciamo subito i loro ostaggi uccideranno mia figlia. Cosa dobbiamo fare, mio signore? Gli daremo una bella lezione. Prendete 3 uomini giù dalla prigione, tagliate le loro teste e mandatele a quei luridi contadini. Quel maledetto ha ucciso mia moglie! Ha ammazzato anche mio padre! Kabuto! Kabuto! Perché ti hanno ucciso? Marito mio, perché? Eri così buono! Non avevi fatto del male a nessuno! Tutta colpa tua! Ma non credere che la passerai liscia! Sì, è vero! Vieni, vieni! Dai, dai! E pensare che quando ha rapito la principessa lo ha fatto per il bene dei contadini. Sasuke è stato picchiato e preso a calci in maniera selvaggia, senza poter opporre la minima resistenza. Sasuke, non mi ha visto nessuno. Guarda cosa ti ho portato. Le ho preparate con le mie mani. Oh, delle crocchette di riso. Sei stata fantastica, Kino. Buone. Ah,
come mangi sembra che tu abbia molta fame. Devi subito avvertire i tuoi amici che stiano molto attenti. Perché? Presto i soldati del castello attaccheranno il vostro villaggio. Dovreste prepararvi ad affrontarli. Ma come faremo senza il tuo aiuto? Lo so, sarà difficile, ma ascoltami attentamente ora. Sono stati i contadini, hanno messo la trappola! Ritirata, ritirata! Stanno andando via, lancia il segnale! Va bene! Tirate su! Stanno arrivando! Guardi là, capo! Quei bastardi hanno alzato una barriera per non farci passare! Brutta razza di idiota, sei riuscito a farti battere anche dai contadini. Ma si sbagliano di grosso. Ti ricordi che c'è in gioco la vita della principessa? Tra l'altro sembra che ci sia un mago a comandarli. Un mago? Ma che cosa dici? Sì, mio signore. E per come stanno le cose non abbiamo possibilità di vittoria. Tu e i tuoi soldati siete dei buoni a nulla. Forse avete ragione, ma ora decidetevi. Chi sta ridendo? Si faccia avanti, se ha coraggio. Deve essere un folletto. Ecco, è lassù. Prendila. Ho intenzione di farti una piccola proposta. Se mi darai 100 monete d'oro, ti riporterò tua figlia sana e salva. 100 monete d'oro? Sì, e non è molto se ci tieni davvero la vita di tua figlia. Ma tu chi sei per potermi parlare così? Il mio nome è Shikamme, sono un ninja. Sei sicuro che poi restituiranno gli ostaggi? Dobbiamo avere pazienza, amici. L'ultimatum scadrà domani mattina. Altrimenti non ci resterà che uccidere la principessa. Non avrei mai immaginato che tu fossi così astuta. Sembri veramente la dea della guerra. Sì, credo che sia proprio il destino, guidarmi. Sta arrivando della gente laggiù! Fermatevi! Restate dove siete! Veniamo dal villaggio Yaka! Siamo amici! Vogliamo unirci alla vostra rivolta contro il signore del castello! Sono venuti per allearsi! È magnifico! Queste sì che sono buone notizie! Ehi, abbassa il ponte! Falli passare! Va bene, lo abbasso subito! Andiamo ogni incontro. Benvenuti, amici. Cosa state facendo, figli di un cane? Ci hanno ingannato, difendiamoci. Maledetti bastardi! Maledizione, i soldati del castello si sono travestiti da contadini. Smettete di combattere!
Tornate immediatamente al vostro castello, altrimenti la ucciderò. Allora, ve ne andate via o preferite che la ammazzi? Andiamocene via, ragazzi. Sembrano delle signorine. Stai tranquilla, principessa. Siamo perduti, è riuscita a liberarla. Sono cicamme. Dite a quel ragazzino che sono pronta ad accettare la sua sfida quando vorrà. Cosa? Dovremmo chiedere l'aiuto di Sasuke. Dopo tutto quello che ci ha combinato. でも今までのサスケは全部サスケさんが教えてくれたのよ。今だってサスケさんがいればこんなことにならなかったのよ。よし、千代ちゃんに任せる。 È proprio un bravo ninja, Shikame. E deve essere anche molto intelligente. È vero. Ma chi è? Attenti! Ehi, chi va là? È la squadra speciale d'attacco. Siamo tornati. Salve, amici. Com'è andata? È stato più facile di quanto immaginassi. Avanti, entrate. Papà, e sono qua! Si liberano! Che succede? Non parlare. Chi siete? Fatevi riconoscere. Siamo la squadra speciale d'attacco. La squadra speciale d'attacco. E che ci fa un vecchio come lui in mezzo a tutti voi? Allora, me lo dite? Chi è stato? Dove state andando? Una parte della squadra speciale non è ancora tornata. Dobbiamo uscire per cercarla. Noi non sappiamo nulla di quanto ci stai dicendo. È strano che non vi abbiano avvertito. Aspettatevi, vado a chiedere conferma. Fermati, dove stai andando? Un gruppo di ricerca per la squadra speciale d'attacco ci ha chiesto di aprire i cancelli. Volevo avere conferma. Io ho dato io quest'ordine, puoi lasciarli passare. Va bene, signore. Visti? Quelli erano i veri contadini. Ma che cosa stai dicendo? È il trucco del rovescio. Come i nostri soldati si sono travestiti da contadini, loro hanno fatto finta d'essere i nostri soldati. Non è il momento di ridere, pensa piuttosto a fare qualcosa. No, non c'è fretta. Aspetta e tra poco vedrai che bello scherzo gli ho preparato.
Se siete d'accordo, passeremo la notte qui. Per me va bene, caro. Oh, Dane, amore mio! Chissà quanto avrai sofferto, povera cara. Puoi anche toglierti il travestimento ora. Sono contento che sia finita così. Grazie, Sasuke, è stato tutto merito tuo. Se riuscirete a mettere assieme le vostre facce, sono sicuro che non avrete più paura di nessuno, nemmeno del signore del castello. Sì, hai ragione, anch'io l'ho capito. Messi assieme siamo molto più forti. Ehi, guardate laggiù! Che c'è? Oh. Hanno incendiato il nostro villaggio! Maledetti!